L'eterno diritto della città eterna, gli artisti di oggi alla Triennale di Milano, Circe la maga sempre seduttrice, Raffaello, Baldassarre Peruzzi, Agostino Chigi e l'astrologia, Giorgio Manganelli e la sua mostra, i cubisti eretici e le torri di Roma. It's gonna be alright. Sono Giovanna Vernarecci e questo è In the Mood, uno sguardo alle pagine di cultura dei principali giornali italiani, ogni lunedì, per iniziare la settimana con un pensiero diverso. Lunedì 4 dicembre 2023. Due articoli dalla Domenica del Sole 24 Ore, entrambi quasi obbligati per me per iniziare questa rassegna di oggi. Il primo è alla pagina seconda, sezione diritto ed economia, autore Sabino Cassese, nome mitico per me che sono stata per quasi 35 anni un'operatrice giuridica e che prima e dopo quel periodo ho amato e amo il diritto. Titolo dell'articolo: Il diritto che da Roma giunge fino a noi. Sì, lo so, a questo punto tu forse potresti dirti, beh, a me non interessa questa roba da Leguleii, e per di più su un tema, il diritto romano, morto più di 600 anni fa, quando cioè morì definitivamente l'impero romano d'Oriente. Ne sono così consapevole che avevo pensato di lasciarlo per ultimo questo articolo, per non correre il rischio che tu cambi podcast. Però poi ho deciso di parlartene subito, perché il diritto, che comprende sempre anche il dovere, se non altro di chi deve riconoscertelo, il diritto, dicevo, è tra le cose che sono più incerte oggi, non solo nel mondo terzo, ma anche nel nostro primario mondo occidentale della vecchia Europa, e dunque merita riflessione o quantomeno attenzione, sempre, ma adesso ancora di più. E il diritto romano, anche se appunto dall'invasione ottomana del 1453 non ha più una fascia dove gestire in esclusiva la vita di cittadini e cittadine, rimane vivo e vegeto in molti aspetti del nostro oggi. Ora, per essere semplicistici, possiamo dire che il diritto è quell'insieme di regole che ci siamo dati per permettere che la società viva bene, evitando conflitti sanguinosi, se possibile, e quando non ci si riesce, inventando una serie di contromosse sostanzialmente orientati a riparare i danni ricevuti dal sistema a causa della violazione delle sue norme. È chiaro che per costruire un sistema così bisogna prima intendersi su quali sono le cose, meglio dette idee, che non vogliamo perdere, quali quelle che non vogliamo esistano e quali quelle su cui invece riteniamo accettabile una specie di contrattazione. Questi tre settori non sono a compartimento stagno. La morale, ossia il sentiment comune, cambia ed il diritto con, o meglio, dietro a lei. Proprio per questo, evidentemente, bisogna avere ben chiaro quel poco che c'è di irrinunciabile alla base del diritto che usiamo, a volte subiamo, sempre costruiamo. Il libro presentato da Sabino Cassese, già giudice della Corte Costituzionale e grande giurista, è di Luigi Capograssi Colognesi. Si intitola Le vie del diritto romano, è edito dal Mulino, costa 16 euro e percorre la lunga e camaleontica vita delle norme prodotte da Roma, norme che si sono configurate, dice l'autore, come un ambito di saperi capace di continua creazione, nonché ovviamente di grande valenza politica. Le vacanze di Natale arrivano e credo che questo sia un bel viaggio per capire qualcosa di più del presente, un viaggio da programmare o almeno sognare di fare. Più brevemente, anche se a malincuore perché l'argomento è proprio uno dei miei, ti dico dell'articolo in 18ª sezione arte, autrice Ada Masoero, in occasione, perché dire in margine sembrava riduttivo, della mostra Pittura italiana oggi in Triennale di Milano. Damiano Gulli e Valentino, ideatori a diversi titoli. La sorpresa, diciamo così, è che ad essere esposte sono tutte sole opere realizzate tra il 2020 e il 2023. Un flash sull'oggi, anzi 120 flash, perché tanti sono le artiste e gli artisti in esposizione.
in maggioranza figurative, e anche questo è un tema da ragionare, sentiamo bisogno di certezze e tra queste quella di capire subito di cosa stiamo parlando, le opere investono i temi più urgenti del nostro tempo, razzismo, gender, ambiente, il corpo, la concezione che ne abbiamo, come nostra casa e come simbolo. Tra i nomi Pietro Ruffo, Marta Spagnoli, Diego Gualandris, fino all'11 febbraio appunto a Milano. Robinson La Repubblica dedica le prime 7 pagine a una figura che nasce mitologica e poi sempre di più si fa icona, supponendo che tra i due concetti ci sia una grande differenza, della comprensione e dell'autocomprensione delle donne. Circe la maga, Circe la bellissima, Circe la affascinante, debitamente misteriosa. La sua vita fuori dall'Odissea gliela regala Marlene Miller, autrice dell'articolo, tra l'altro davvero piacevolissimo a leggersi, e del libro di cui nell'articolo si parla. Circe, si intitola il libro, lo puoi trovare in edicola con Robinson a 10,90 €. Il libro si presenta accattivante perché riempie una figura che Omero si limita a tratteggiare in relazione ad Ulisse. La storia sicuramente la ricorderai, Circe la maga che strega i compagni di Ulisse trasformandoli, dopo averli sedotti, in maiali. Di Melania Mazzucco, grande raccontatrice di donne, il secondo articolo sull'evoluzione della figura letteraria della maga, mentre Sara Scarafia ha condotto una breve ma interessante ricerca sul perché, secondo i booktoker, ossia coloro che segnalano libri su TikTok, Circe è così tanto amata. Ancora da Robinson, pagina 31, Enrico Maria Dal Pozzolo, su Raffaello e non solo, in presentazione di un inarrivabile almeno per me libro di Costanza Barbieri, Sugli astri nella loggia della Galatea a Villa Farnesina, edizioni Lermarte, prezzo 195 €. L'articolo ci parla di Agostino Chigi il Magnifico, che incaricò, pieno Rinascimento, Baldassare Perruzzi prima e Raffaello poi, degli affreschi nella loggia, in onore di Margherita, la sua amata, cui però, per doveri sociali, dovette rinunciare. Insomma, una storia complicata, affascinante, di cui fanno parte anche gli affreschi astrologicamente orientati di Villa Farnesina, di recente restaurati e da non perdere di vedere e di rivedere. Delle 64 pagine della lettura del Corriere della Sera, l'attrazione irresistibile per me sono state le due dedicate con un articolo di Vincenzo Triore al grande Giorgio Manganelli, al quale il Museo di Roma in Trastevere dedica una mostra fino a gennaio prossimo e Andrea Cortellessa, curatore anche della mostra, dedica un volume che ne raccoglie gli scritti. Alla riscoperta di un grande, l'ho già detto vero, che sapeva parlare di pittura e scultura facendole viaggiare tra ogni campo della cultura umana occidentale e non solo. Il libro si intitola Le emigrazioni oniriche, scritti sull'arte, edizioni Adelphi, costa in cartaceo 22,80 €, e ti dico solo che io l'ho già nella mia biblioteca Kindle, nel cui formato costa tra l'altro 12,99 €. Alias, il manifesto, edizione di domenica, scelta difficilissima come tutte le domeniche perché anche gli articoli sull'arte, da quello su Van Gogh a quello su Herzog, sono davvero molto interessanti. Ma dovendo scegliere, ti segnalo l'articolo di Claudio Zambianchi, che da Mendrisio, Canton Ticino, dove si svolge una mostra dedicata a Roger de la Fresnée, curata la mostra da Barbara Paltenghi Malacrida con la collaborazione di Francesca Bernasconi, ci parla di questo nobile cubista. E anche per introdurci il cosiddetto cubismo eretico, quello cioè che esponeva anche nei salon, a differenza dei fondatori che li disdegnavano. Un cubismo che lasciava spazio a dinamismo e a colore e di cui Roger de la Fresnée è sicuramente un importante esponente da guardare con attenzione. Concludo come sempre con la pagina di Fabio Isman sul Messaggero, che questa settimana
ci parla di due famiglie nemiche nel 1200 giù di lì, gli Annibaldi e i Frangipane, una lotta a colpi di incarichi prestigiosi e anche di torri. Se infatti gli Annibaldi furono proprietari, tra l'altro, della Torre delle Milizie, i Frangipane avevano la proprietà della Torre della Scimmia, sempre tra le altre, e addirittura il possesso del Colosseo, per un tempo ovviamente. Davanti al quale Colosseo gli Annibaldi fecero costruire la torre ancora oggi in via del Fagutale, anche se non si vede molto perché nel 1894 venne abbassata insieme con tutta la collina dell'Esquilino per poter costruire la via degli Annibaldi. Fu in quell'occasione che sotto la torre comparve un ninfeo di fine primo secolo a.C. visitabile su richiesta. Magari se ne hai voglia scrivimelo nei commenti, possiamo organizzare di fare un salto nell'anno nuovo. Sono Giovanna Vernarecce, questo era In The Mood, Radio 21 Aprile Web, per iniziare la settimana con uno sguardo diverso a partire dalle pagine di cultura dei principali giornali italiani. I libri e gli autori degli articoli di cui ti ho parlato sono indicati in sinossi e la musica è sotto licenza Artlist Io. Grazie per essere stata e per essere stato qui e a lunedì prossimo.